Buongiorno a tutti. Allora, video haul. Allora, diciamo un po', vabbè, un po' mercato comune, un po' cinesi, principalmente Foxtown, Svizzera. Allora, vabbè, parto con tre cose del mio compagno che ha... No, questi non sono dalla Svizzera. Questi sono italiani, automatic, vabbè. Comunque, un paio di pantaloncini fatti con questa fantasia, classico pantaloncino. E mentre questi vengono dalla Svizzera, pepe, legno, London, e sono questi, anche questo classicissimo. E poi si è comprato questa camicia, questa è di una regola fit, ma devo andare a comprare gli sconti, cose. Comunque appunto questo colore molto leggero, molto morbida, bellissima. Questa appunto fantasia, camicia normale insomma. Adesso un attimo che lasciamo qui, sennò li stropiccio. Allora, vediamo se recupero, perché poi ho recuperato. Allora, questa è appunto la logo della Foxtown, tutti i livelli, bellissimo, perché comunque non è, allora la pianta non è grande come quella di, la pianta, la superficie in larghezza non è grande come quella di Arese, però è su tre livelli, quindi poi è più comodo da girare. Allora, allora, praticamente in Svizzera, allora, accettavano gli euro, tranne le monetine, quindi se tu spendevi 20 euro e 50 dovevi scambiare, dovevi dargli comunque 25 euro, che infatti così ho fatto io, e ti danno il resto in franchi. Infatti poi allora le prime cose le ho comprate in euro e poi il resto abbiamo smaltito un po' i franchi, perché appunto se no era un po' un casino. Allora, su totale 40 e 40 e 20 franchi. Boh. Uno è payment amount cash. Comunque, uno è i pantaloncini, sì. 69 franchi, cioè il 30%, quindi 48 e 30 franchi. In euro sono 45, infatti. Mentre l'altra era... Questa è la camicia, 40 franchi. Vabbè, comunque, insomma. E infatti, pepe legno, ah ecco, MCS Authentic Brand, forse era la camicia. MCS va al negozio. Però, no, questo è quello dei pantaloni, sì. Poi, per quanto riguarda me, invece, allora, partiamo da mercato a Como. Sono andata a un paio di settimane fa. Allora, sono le nuove queste maniche, ma sono bellissime, sono fantastiche, ma la manica con Jack, tre quarti così. Allora, questa mi ricordava un po', mi ricorda un po' la fantasia della Desigua. L'unico problema è che, allora, se voi guardate dietro, praticamente hanno, cioè secondo me, non lo so, o hanno tagliato... Prima l'hanno tagliato e poi hanno fatto il disegno stampato dopo, perché comunque il disegno continua. Però vabbè, sono molto larghe, ma mi piacciono tantissimo. E l'ho presa sia così, che col micetto. C'è un sacco di fantasie, c'era anche col gelato, con i macaron, però... Queste, no vabbè, fashion, vabbè, made in Italy, ok. Queste entrambe, sì, queste le ho pagate 5 euro l'una. Questa è fantastica, mi piace tantissimo questo cornicio. Poi, allora, Svizzera, vabbè, intanto mi sono presa questi pantaloni che sono, poi adesso no. E con la zampa un po' con la zampa larga, perché la sigaretta non mi piace tantissimo, e a meno che siano proprio invernali che lo li metto dentro nello stivale. Allora,
Allora, questa non so se è campionario in realtà poi, Perché, allora, intanto il negozio, il negozio è questo. È scritto. Allora, questa era al campionario, mi sembra. Quindi avendo l'etichetta, la marca, la taglia, io non, sinceramente, ci ho scritto Italia 29-32. Comunque, il prezzo originale, che era primo, e il prezzo che ho pagato io, sono elasticizzati, e sì, allora, mi fa un po'... Sono non stretti, però fa un po' effetto. Che c'è qua? Pombe. Effetto, mio compagno fa un po' effetto sottovuoto, però tienili come sfida. Devo perdere ancora una taglia, insomma. E comunque, sono questi. Non ho più gli scontrini, non so perché. Comunque, beh, i prezzi sono lì. Anche perché, appunto, ho pagato. Il primo era. No, questa ve la faccio vedere dopo. Prima vi faccio vedere questa. Questa è bellissima. Appena l'ho vista mi sono innamorata. Mi sono anche tirato sui denti queste. Questa è pesante. Comunque è praticamente questo colore caffè tipo. Manica col risoltino. E poi ha il dettaglio è questa cordicella che potete tirare o lasciare. Tirate e fate il nodo, l'asola, insomma. Questo è pesantissimo. E quindi, beh, l'avvicinate un pochino in vita, al limite. Ok. E questa, da questo, l'ho pagata così. Questo non era campionario, però comunque. Poi siamo tornati. Eccoli qua, gli scontrini. Infatti, il primo era, allora, 1,11. No, scusate. No, uno era 9 franchi, infatti l'altro era 14. Gli ho praticamente dovuto dare 25 euro, perché erano 23 franchi. In euro non c'è scritto. Vabbè, comunque, insomma, 25 euro e mi ha dato il resto in franchi. E questo è lo scontrino, infatti. Qua, franchi. Sì, tutto. Boh. Vabbè, insomma. Il secondo, che è questo. Il secondo acquisto. Che è questo. Così, visto che insomma, questo periodo sono andata un po' avanti e indietro, quindi mi ha detto di nuovo. Molto carina questa con la scritta così, la manichetta, sembra che i pompieri. E questa da, cioè rendetevi conto, da così, l'ho pagata così. Questa l'ho pagata in franchi perché appunto almeno abbiamo smaltito un po' i franchi che ci volevano. E infatti questo, lo scontrino 6 franchi, contante 11, resto 5, vabbè, comunque, ok, 6 punti, bonus per l'acquisto effettuato, con la carta, che io non ho appunto la carta. Poi, allora, oggi invece, mi sono fermata, allora, i cinesi nella mia zona, quelli più vicini a casa mia, non hanno... un beato niente di fidget spinner e quelli, vabbè, cercavo i ventilatori e le palette da mettere nell'iPhone, c'è la vicina che mi guarda, no, non è vero, e niente, fidget spinner ne avevano, cioè un modello solo, un po' di colori, un modello solo, ma io volevo quelli con tre cuscinetti quelli con le palline. Comunque, allora, è un po' che lo volevo, allora, ho comprato l'annaffiatoio, perché ogni volta con la bottiglia è un casino, oppure con la brocca di plastica, per almeno questo è un piccuccio lungo e quindi sì, le dimensioni sono più o meno quelle della mia brocca di plastica, gli altri erano enormi. Questo l'ho pagato 2,50 e quindi, però è carino, dai, bellissimo. Quanto tiene, boh? Non c'è scritto. Boh, numero 3, vabbè. Dai. Allora, l'ho visto a casa dei genitori del mio ragazzo, suo fratello. Allora, e ve lo so in alto. Ne ho preso uno, mi è caduto e l'ho cambiato. Vado a vedere l'abbigliamento così, mi è caduto anche questo.
Comunque questo cosa c'è appunto, plastica, così non s'avvicinisce, non diventa, ok, così potete dentro me, potete dentro la sigaretta, ok. Poi allora questo che è il porta saponetta, perché io ho, allora avevo comprato tempo fa dai cinesi un, ve l'avevo fatto vedere, l'erogatore per il sapone liquido, quelli maculati, cioè quelli a, ve li faccio vedere, vabbè no adesso, colore, ve lo faccio vedere, praticamente questo, che comunque qua è rosa, però è tutto qui un po' la vita così insomma. Ma non c'erano quelli porta saponetta. Io ho questo porta saponetta che però mi sta un po' antipatico. Dov'è? Questo mi sta un po' antipatico perché sono qua per la telecamera, perché non tiene sul sapone. Oh, non ce la faccio, ok. Scivola giù il sapone da qua, non insomma, non sta su bene. E volevo appunto quelli, quelli tipo a vaschetta. E infatti l'ho trovato a vaschetta dopo che ho girato mezz'ora, anche questo in alto. Però insomma, vabbè, il colore è quello che è, col bagno sta bene. Però almeno sta dentro il sapone, questo lo sciacqui e via. E poi mi sono provata, allora questa non l'ho, nel senso, l'ho provata, ne avevo provata un'altra. Questo, toppettino, io adesso l'ho provato sul vestito e comunque mi sta. Quello che ho provato io era con le bighe bianche e sempre questo colorino qua. E poi però avevo i pompon qua, vabbè, quella pasta maneria tipo bianca. Ce n'è un'altra che aveva le maniche più, questa è la manica, vedete, finisce così. Altre che avevano la manica e poi aveva un po' di volant sotto, erano un po' più lunghe. Però era più leggera. Questa la metto anche, se la basso, la alzo. Era più leggera e vabbè, perché non aveva sotto questi. Ed era un po' più corta, quindi vabbè. Se costavano meno le prendevo entrambe, però. Com'è appunto, questa l'ho pagata, allora da 11 l'ho pagata 8,80. E vabbè, il portasapone 1,20 e il portacene 1,20. Cosa ce ne mangia fumo? No. Io spero di avervi mostrato tutto e nulla, vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!